Salve amici e benvenuti a una nuova puntata di The Sims 4. Oggi siamo da Davide e Sofia perché sì, innanzitutto Davide ha deciso di venire a vivere nell'appartamento qui con Sofia e il bambino per vederlo crescere ed essere un padre presente, ma fra i due c'è ancora alta marea, cioè le cose non si sono del tutto appianate, non sono proprio tornati insieme, ma questo lo vedremo più tardi. E più tardi vi mostrerò da vicino anche Riccardo, che comunque potete già vedere qui perché l'avete visto soltanto da neonato finora. Che poverino è molto triste, ha un sacco di bisogni, ma ora lo manderemo all'asilo perché con Davide, Sofia e tutti i nostri amici andremo a scoprire il nuovo staff pack dedicato al bullying. Eccoci qui ad Oasis Spring, dove ho posizionato questo lotto che è uscito con lo staff pack. Sarebbe un bar adibito anche a sala da bowling. Vediamo un po'. Wow, che bellezza, ragazzi! Io ancora non ho dato un'occhiata da sola. Qui c'è appunto il bar. Qui abbiamo una saletta relax con la TV, qui ovviamente le piste da bowling e alle spalle le bocce da bowling, ecco. Poi al piano superiore dei tavolini, un'altra sala relax con la musica, quindi si può ballare, immagino, e dei bagni. Molto bene. Sicuramente da quello che so, questo staff pack ha aggiunto dei nuovi oggetti, quindi tutto questo arredamento con questo stile, quindi le poltrone, i tavolini, queste tappiere, da quanto ho capito, come vedete, anche gli sgabelli, credo. E poi magari questo lo vedremo dopo. Ora direi di iniziare subito a giocare. Dunque, come si fa? Attiva il bowling lunare, gioca a bowling insieme. Invece, seleziona una boccia da bowling e no, con le scarpiere non si può fare nulla. Allora, vieni qui e seleziona una boccia da bowling. Ah, boccia azzurro cielo. Molto bene, ragazzi, sul più bello The Sims ha deciso di smettere di funzionare. Quante volte capita anche a voi e che urto può dare questa cosa? Comunque stavo scegliendo le bocce da bowling. Ok, poi proviamo a giocare. Dunque, Davide, vieni. Gioca a bowling insieme, vediamo se riesce a giocare tutto il gruppo. Bisogna mandare in palestra un po' di gente, vedo tutti un po' rotondetti. Oddio, Maria! Cosa ha combinato? Credo quindi che possano giocare tutti quanti a turno. Ma lui è Mark, ragazzi, spoiler! Eh beh sì, perché Mark e Francesco in realtà sono tornati, ma lo vedremo nelle prossime puntate. Ah, ma vedete le scarpine? Che faccia! Ma mi sa che stanno giocando solo lui e Maria. Ah no, anche Sofia dovrebbe. Vieni a quest'altra pista e proviamo. Attiva il bowling lunare. Ma che forza! Bowling, un gioco di abilità per grandi e piccini. Qui la lettura di un libro non ti aiuterà. Dovrai rigiocare con assiduità se vorrai fare carriera. Dai, Davide, è andato benino. Sviluppando la propria abilità, Davide migliorerà il proprio movimento e punteggio. Sbloccherà inoltre nuovi colori di bocce da bowling che saranno selezionabili dall'apposito scaffale. Continua a seguire il sogno dell'ama perfetto, una partita di soli strike con tanta abilità e un pizzico di fortuna. Davide riuscirà senza dubbio a realizzarlo. Guardate che bella l'interazione in cui prendono la palla. Ora guardiamo da questa visuale.
What's a man? Skin's ballin'. No! È caduta come una pera. Whistle. Ribbonina. Swappa. Rogi. Yakalau shoe bretno. Ah, guardate loro che hanno le maglie proprio da gioco. Vediamo questo ragazzo. No, niente, è una schiappa pure lui. Dai, Sofia ci riprova. Dai, è stata bravina. Ecco che tocca ad Alessandro. Che bravo! Maria? Ah, non avevo visto. Ha fatto strike, ragazzi! Ma bravissima! Ora chi tocca? Su? Yekla, Banaj? Strike! Ma quindi compare fra le abilità? Sì, bullying, livello 1. Ah, quindi poi crescendo di livello potremo quindi selezionare altre palle da bullying. Molto interessante. Bello anche il fatto che possono giocare a turno. Wow, ma ha mandato una palla infuocata. Alessandro è bravissimo. Qui ci sono invece due sposini che si sono appartati a mangiare qualcosa. Beh dai ragazzi, devo dire che è un'attività molto divertente, sarà che a me piace proprio il bullying e quindi potremo sfruttarla per far per organizzare delle uscite con i nostri giovani adulti al momento e un domani con gli adolescenti che sicuramente si divertiranno anche di più. Comunque stanno diventando bravini, tutti quanti. Ma forse possono giocare soltanto in 4, perché vedo che loro non hanno proprio mai tirato. Beatrice e Gianluca. Che buona. Oh no, Davide ha fatto uno scivolone. Bene, ciao Mark, salutaci Fra. Ma ora stavano giocando insieme, si sono sovrapposti. Ok ragazzi, come avete visto il bullying è tutto qua. Questo è un episodio speciale proprio per mostrarvi lo staff pack. E perciò andiamo a casa, anche perché Davide è molto stanco, è a disagio e Sofia altrettanto. Allora, innanzitutto ecco Riccardo Parisi da vicino, somiglia molto al papà, però ha preso anche qualche dettaglio della mamma, io credo. I capelli sono castano scuro, ovviamente perché i genitori li hanno entrambi così. Questo è il suo look quotidiano. Male, molto carino, sui toni del verdino, azzurrino. Pigiamino da notte con i mostriciattoli. E da festa indossa questa camicetta. Qua Riccardo è triste perché vuole giocare. Ah, vi faccio vedere la sua cameretta. Come vedete dorme anche il papà, proprio per questa situazione un po' così particolare. Comunque, c'è il suo lettino, la poltroncina solita. Da questa parte ho messo la libreria con il guardaroba, un draghetto, il comodino, qualche adesivo. L'ho fatta tutta sui toni del verde arancio. Ora, per quanto riguarda Davide e Sofia, voi mi avete detto ma falli tornare insieme perché per il bambino è meglio così, insomma, avere due genitori uniti. E io ci sto provando, ragazzi, ma loro non sembrano proprio ancora dell'idea. Ecco perché questa situazione è ancora precaria. Come potete poi vedere, da parte di Davide risulta amanti, infatti sia la barra dell'amicizia sia quella del flirt è molto alta. Invece Sofia, guardate, conoscenti,
quindi la barra del flirt è proprio a zero. E non so, ragazzi, deve essere un bug, non ne ho la più pallida idea. Comunque, le interazioni romantiche non funzionano per questo motivo. Ci vorrà un sacco di pazienza. Scrivetemi voi, magari, come posso fare, oppure se mi consigliate qualche svolta nella loro vita. Non so. Ok ragazzi, per questa puntata è giunto il momento di salutarci. Approfitto di questo episodio per dirvi una cosa, altrimenti finisco sempre per dimenticarmene, ovvero per avvisarvi che per il momento il Grande Fratello Sim sarà sospeso e rimandato a data da destinarsi perché davvero richiede un sacco di impegno pubblicarvi tutte le presentazioni dei partecipanti, dovrei ancora terminare la casa del reality, soprattutto dovrei poi essere costante con le varie puntate e in questo momento non credo mi sarebbe possibile, quindi non ha senso farlo se davvero non riesco ad assicurarvi quel video a settimana e tutte le presentazioni ravvicinate, insomma, senza che la cosa si prolunghi troppo. Purtroppo, a causa del lavoro e di tutti gli impegni, a volte faccio fatica anche a pubblicare i 3 episodi a settimana che mi sono promessa di fare. Infatti, spesso purtroppo qualche appuntamento salta. Io vi chiedo scusa e vi ringrazio comunque per seguirmi. Iscrivetevi al canale se volete supportarmi e magari lasciatemi un pollice in su al video e un commento per farmi sapere che mi seguite, che guardate i miei episodi perché mi fa tanto tanto piacere. Mando un bacione grande, a prestissimo!